All'indomani della vittoria all'Eurovision, l'argomento è sulla bocca di tutti e ci si chiede, ma i Maneskin fanno rock? La mia idea è quella di rispondere in maniera compiuta alla questione sotto tre punti di vista distinti tra loro, che sono quelli che mi riguardano, ovvero da DJ, da produttore che in qualche modo suona qualche strumento musicale e anche da appassionato di musica con delle piccole competenze. Breve sigla e poi entriamo dritti sull'argomento. Ho colto l'occasione della vittoria all'Eurovision dei Maneskin per affrontare l'argomento, anche se non è strettamente legato a quello che di solito faccio su questo canale. L'idea è quella di allargare un po' il raggio non soltanto a ciò che riguarda i DJ e la produzione di musica elettronica, ma più in generale parlando di musica. Questo video è un po' un esperimento che darà il via ad una serie nel corso delle prossime settimane. Intanto, una piccola precisazione, si dovrebbero chiamare Måneskin, se si segue la pronuncia, quindi allora cercherò di chiamarli così. I Måneskin fanno rock o no? Piccola premessa obbligatoria, intanto bisogna definire di cosa si parla, ovvero che cos'è il rock. L'argomento sarebbe lungo e complesso e ne parlerò in un video dedicato. Ogni genere porta con sé delle implicazioni sia da un punto di vista culturale che strettamente musicale. Non sempre questi due punti di vista vanno d'accordo. Dal punto di vista culturale, il rock, sulla scia del rock and roll dalla seconda metà degli anni 50, è la musica per i giovani che si contraddistingue rispetto alla musica degli adulti. Il rock in particolare ha un'accezione più legata alla ribellione giovanile, sia nelle tematiche, si parla di sesso, di alcol, è una musica contro la guerra, contro il conformismo, eccetera, e anche dal punto di vista strettamente musicale, con una certa aggressività in più, con i suoni distorti, eccetera. Di conseguenza, il rock ha una componente che riguarda quella che viene definita in gergo la controcultura. Non mi piace troppo il termine, però così l'hanno chiamata. È evidente che i Måneskin, da questo punto di vista, non sono propriamente rock, perché la loro è sostanzialmente musica per famiglie dal punto di vista dell'approccio. Adesso, per analizzare quella che è la chiave più strettamente musicale, mi dovrei mettere le cuffie e far partire i brani al computer, però non sono dei video che mi piacciono molto, quindi fate finta che faccia delle facce buffe o particolarmente sorprese. Dal punto di vista strettamente musicale, il rock è contraddistinto da un riff, un motivo, di solito alla chitarra, che si ripete o comunque contraddistingue la parte musicale del brano, la chitarra distorta come strumento principale e magari degli assoli. Ecco che i brani dei Måneskin hanno sì un approccio magari un po' funky inizialmente e poi una distorsione nel ritornello. Eviterei la definizione di hard rock perché sinceramente non c'entra nulla e neanche quella di glam rock, però i brani dei Måneskin sono sostanzialmente rock dal punto di vista musicale. Magari un po' leggerini, però rock sono. E la chitarra è fondamentalmente lo strumento su cui si reggono tutti i loro brani, oltre a una voce che è abbastanza gridata, che altra componente che contraddistingue la musica rock. Veniamo alla parte DJ, quindi se suonerei i brani dei Måneskin in una serata rock? E sinceramente la mia risposta è no. O meglio, se mi trovassi in una roccoteca, se trovandomi in una roccoteca, quindi con un pubblico di persone che va ai concerti rock e metal, sinceramente non mi sento di proporre i dischi dei Måneskin, ma più per la loro storia che per la loro fattura a livello musicale. I Måneskin sono passati da un talent show, sono passati da Sanremo, sono comunque per un pubblico più televisivo e di conseguenza vengono un po' snobbati dai veri rocker italiani. Facendo musica in italiano e avendo avuto un successo con i loro brani in italiano, è difficile che possano essere apprezzati da un pubblico di stranieri,
almeno per il momento. Quindi non li proporrei in una serata, in un contesto propriamente rock. Diverso è il discorso se mi trovassi a suonare dopo una band in un contesto più generalista, che pur mantenendo una linea più dal live, allora ci potrebbero stare alcuni brani un po' più veloci, però sempre perché si tratta di un contesto più generalista. In un contesto più specifico, più di nicchia, non mi sento di proporre i brani dei Måneskin in un contesto rock. Questo però è dovuto alla particolare caratteristica del mercato rock italiano e del mercato pop italiano. Da noi mancano i festival dove si mischiano artisti diversi e generi completamente diversi. Ci sono soprattutto i tour di concerti e i festival che sono comunque abbastanza settoriali. Di conseguenza ci sono i festival per, come dire, degli artisti più di successo in generi diversi oppure dei generi specifici. Ecco che i Måneskin non si sono mai cimentati ancora per il momento in un contesto di festival dal punto di vista veramente europeo o internazionale, dove puoi trovare sullo stesso palco artisti con storie completamente diverse tra loro. Il pubblico italiano tende a essere un po' più settario ed è molto probabile che un pubblico o dei pubblici che vanno a delle serate o dei contesti propriamente rock potrebbero non apprezzare i brani dei Måneskin semplicemente per il fatto che loro sono un gruppo, come dire, uscito dalla televisione, dai talent, da Sanremo, eccetera. Al di là del brano in sé, e magari se non lo conoscessero, un brano che sentano lo potrebbero anche apprezzare. Ecco che si mischiano un po' tutti questi aspetti, perché da appassionato di musica, e comunque che ha fatto degli studi a riguardo, ciò che riguarda il rock, per quella che è la particolare storia del nostro contesto italiano, cozza un po' con quella che è la realtà dei Måneskin, che sostanzialmente hanno fatto un percorso molto pop. Sono apprezzati dai giovanissimi, da quelli che ascoltano musica proposta dalle principali radio, e dalle famiglie. Purtroppo per loro sono invece un po' snobbati dal pubblico degli appassionati di musica e degli appassionati di musica rock, hard rock, eccetera. Questo anche nonostante le loro anche potenzialità. Arrivando ad una sintesi, per me i Måneskin sono un progetto pop rock, come lo potrebbero essere tanti altri, come mi sentirei di dire gli U2, se si vuole dare un riferimento molto alto, quindi con un successo enorme. Per il tipo di target hanno dei riferimenti simili ai Greta Van Fleet, che sono comunque più o meno della stessa generazione, quindi il loro intento è magari di riportare in auge il rock classico anche nello stile, anche nelle sonorità in qualche modo, sebbene i Greta Van Fleet facciano riferimento molto di più agli anni 70 rispetto alla musica dei Måneskin, però sono riusciti a riportare qualcosa che assomiglia vagamente al rock in tempi molto recenti. E questo senza dubbio è buono, perché magari chi scopre i Måneskin va a ripescare ciò da cui possono aver tratto riferimento, quindi appunto musica degli anni 70 e così via. Certamente, nonostante abbiano un look abbastanza glam, la loro musica ha ben poco a che vedere con quello stile lì. Non si rifà né tanto a David Bowie dalla fine degli anni 60 in poi, né tantomeno al glam rock degli anni 80, proprio è completamente diverso. La produzione è molto importante, nonostante loro siano soltanto in tre a suonare, è evidente che nei dischi c'è qualcosa di più, che è molto strutturata, e quello anche lì li fa associare più a qualcosa di pop. Ora, indipendentemente dal fatto che siano rock o meno, è senza dubbio una soddisfazione per l'Italia che ci sia un progetto che abbia raggiunto una certa valenza dal punto di vista internazionale, che siano apprezzati anche dai giovani in tutta Europa, come è avvenuto all'Eurovision, e che possiamo un po' uscire dai confini del nostro paese e portare anche qualcosa in giro dal punto di vista musicale, che non sia qualcosa a cui
siamo abituati o ciò a cui viene comunemente associata la musica italiana. Faccio un po' fatica io ad associare il rock alla musica italiana, anche perché non abbiamo avuto tantissimi esempi nel nostro paese, non ci sono tantissime band che hanno avuto un percorso strettamente rock e che sono riusciti ad esportare il rock a partire dal nostro paese. Però ciò non esclude che questi ragazzi possono fare un percorso di questo tipo ed avere anche una certa rilevanza dal punto di vista internazionale. Sono molti temi affrontati in questo video e spero di non aver messo troppa carne al fuoco. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui sul canale YouTube.